Con Danilo e poi con la tua amica, con Margherita Cervari. Sì, io... Sì, lo so che sei stata tu a mandarla. E credimi, Gabriella, per nessuna ragione al mondo permetterò che il nome di quel Gregorio, il marito della tua amica, salti fuori in questa storia. E pensare che mio fratello Marco e Luigi Urraca sono complici in questa faccenda. Eh sì, le cose stanno come avevi detto tu. E lui andrà in carcere? Sì, quando si verrà a sapere che è stato lui a ingaggiare due persone per dare una lezione a Irene. E Luigi Urraca. Niente meno che il direttore amministrativo delle imprese di Marco Clemente, coinvolto nel narcotraffico. Ma finirà in galera. Avevi ragione tu. È necessario fare giustizia. Sì, giustizia. C'è bisogno di molta giustizia. Bisogna fare giustizia, certo. Che cos'hai? Che cos'hai? Ah, no, niente, non ho niente, davvero. Ci siamo riusciti. Ce l'abbiamo fatta. Te ne rendi conto? Mentre ero qui ad aspettarti, pensavo che sono passati 9 anni. 9 anni. Da quando in carcere mi dicesti per la prima volta: Marco Clemente è il colpevole e un giorno o l'altro pagherà per quello che ha fatto. Ma lui è tuo fratello, no? Sì, sì, è mio fratello e ci ho pensato molto. Ma poi mi sono detto che non è colpa mia. Per anni non ho saputo niente di lui, non sapevo neanche chi fosse. E dato che ti ha fatto tutto il male che ti ha fatto, non mi importa niente che sia mio fratello. Gabriella, devi parlare con lui oggi stesso. Gli devi dire tutta la verità. Io ti accompagno, se vuoi, ti nascondo in un posto qualsiasi. Questa faccenda non durerà più di una settimana. E poi il giudice Artega ti dichiarerà innocente. Ho già pronto un documento che chiede clemenza alla corte e che dichiara che sei fuggita dal carcere perché volevi dimostrare la tua innocenza. Che può succedere? Che ti rimettano dentro? Magari per 15 giorni? Non importa. Hai fatto tanto per dimostrare la tua innocenza. Il ministro della giustizia, il presidente in persona, ti concederà la grazia. E quando dovrai passare quei 15 giorni in carcere, li passerai con orgoglio per tutto quello che abbiamo ottenuto. Davide. Che ti prende? Che cos'hai? Adesso non sei felice? Ce l'abbiamo fatta. Ci siamo riusciti. Però... Che cosa? Tua madre è venuta in chiesa. Lo so. Ed è stato... È stato terribile. Lei mi odia da morire. No. Mia madre si sta facendo curare e non appena guarirà dovrà sapere tutto. La cosa importante è che tu hai sempre lottato per tuo figlio, per gridare al mondo che tu sei innocente. Quando mia madre guarirà, capirà bene tutto questo. Gabriella, amore mio.
Davide. Oggi è il gran giorno. L'ho aspettato tanto. Finalmente torneremo a vivere. Ora non sarà più necessario mentire. Ascoltami. Aspetta, io... Sì. Io oggi parlerò con lui. Sì. Però lo farò da sola. Tu non devi esserci. Sì, da sola. Così come sono andata in carcere, da sola. Come ho avuto un figlio, da sola. Gabriella. Ho deciso, Davide. Farò così. Non cambierò idea. Marco Clemente saprà la verità oggi stesso. Il signor Marco Clemente vuole che lei depositi questa lettera nella sua cassaforte personale. È indirizzata a Gabriella Suarez? Sì, infatti. Il signor Clemente vuole che lei ci metta un timbro per provare che lei l'ha ricevuta oggi. Sì, senz'altro. Ricordi che deve essere consegnata soltanto alla signora Gabriella Suarez. Nel caso che un giorno o l'altro venga a cercarla. D'accordo, sarà fatto. Grazie. Aspetti un momento che metto il timbro e la data di oggi. Così potrò darle una ricevuta che consegnerà al signor Clemente. Sì, va bene. E con questo che cosa vuoi dire? Non voglio dire niente, mamma. Voglio solo farti una domanda. Tu sai chi è quella donna? No, non lo so. E voglio chiudere qui l'argomento. Non mi va di parlarne. Perché, mamma? Perché ti dà tanto fastidio? Perché vorrei che tu risolvessi la tua situazione una volta per tutte. Leonardo Mendoza non è stato importante per te. Non lo è stato, non lo è e non lo sarà mai. Vuoi deciderti a dimenticarlo? Ti costa tanto. No, non mi costa affatto. Io volevo soltanto sapere e magari capire. Non c'è niente da capire. Vuoi mettertelo in testa? Non c'è niente, assolutamente niente. E d'ora in poi non voglio più parlare di lui. Neanch'io voglio più parlare di lui, mamma. Adesso voglio soltanto aspettare. Aspettare che? Aspettare e basta. Non è possibile. Non è possibile. Ma se è così lo scoprirò. Lo scoprirò a qualunque costo. Che mi prende? Questo è il gran giorno. Davide ha ragione. È arrivato finalmente. Neanche un minuto di più in quella casa. Neanche un minuto di più nella vita di quel... Avrebbe potuto farmi uscire di prigione. Marco Clemente. Sarebbe bastato che dicesse la verità. E io non sarei rimasta lì per 7 anni. 7 anni! Ecco cosa sono diventata. Sono come quella lì. Un manichino senza vita. Oggi glielo dico. Uno davanti all'altro, senza testimoni. E gli dirò, Marco, io sono Gabriella Suarez. Dove vuole andare, signorina? Vicino al carcere femminile. Le dico io dove. D'accordo. E tu che farai? Dimmelo. Non ne ho la più pallida idea, ma Gabriella sicuramente riuscirà a inventare qualcosa. Ah sì, questo è sicuro. Buongiorno, signora Suarez. Buongiorno. Come sta? A te, tesoro. Ormai è sera. E Diego? È rimasto a casa, sta bene. E quando ritorna? Credo che lo farà stasera. Capisco. Lo sa, la casa senza di lui non è più la stessa. Lei conosce Diego, signor Ferrari? No, non lo conosce. Chi è? Dunque, Diego è figlio di mio padre, di Marco. Ah, sì. Mia figlia me ne ha parlato. È figlio di mio genero, sì. No? Ah... Proprio così, signor Ferrera. Diego è mio figlio. Ed è il nipote della signora Lucia. Non gliel'ha detto?
Io devo parlare con lei, signor Clemente. Ma certo, con piacere. Rossella dov'è? Marco, io sono Gabriella Suarez. È da questo posto che vengo. Mi hai lasciato chiusa qui dentro 7 anni. 7 anni. Buongiorno. Desidera qualcosa? No, no. Non è giorno di visita. I giorni di visita sono... mercoledì e sabato. Esattamente. Ha qualche persona qui? Tanto tempo fa. Sì. Ma adesso non è più qui. Mi scusi, ero venuta solo per curiosità. Sta arrivando, l'ho visto dalla finestra. Ah, meno male, sia ringraziato Dio. Finalmente non ci saranno più dubbi. Ma insomma, che cosa dovrà dirci? Ci fa sempre stare sulla corda. Ma secondo te, è possibile che le cose siano andate così no, male? No, Benavides, sta andando tutto benissimo. Non può essere successo niente di male. Ho già parlato con Domenico, sta tranquillo, fra poco... Ma il fatto è che Davide aveva una voce strana per telefono. Eccolo qua, adesso sapremo cosa c'è. E speriamo che Dio ci aiuti, speriamo. Benavides. Ciao, Davide. Accomodo. Davide, avanti, avanti. Come stai, Benavides? Forza, non tenerci ancora con il fiato sospeso, avanti. Insomma, che è successo? Un momento, forza, un momento, per favore, ma cosa... Che è successo? Dimmi. Dai, allora? Andrea? Signor Andrea? Benavides? Signor Benavides? Avvocato Benavides. Avvocato Benavides? Esatto. Sono venuto qui per dirvi... che Gabriella sarà dichiarata innocente fra pochi giorni. Come? Sì, hai capito benissimo. Ma non mi dire... La dichiareranno innocente, Benavides. Abbracciamoci, socio. Alleluia, ce l'abbiamo fatta, alleluia! Alleluia, alleluia! Andrea, Andrea, amico mio, stanno per dichiararla innocente, te ne rendi conto? Allora c'è una giustizia! È chiaro che c'è, Benavides, è chiaro che c'è. Certo che esiste, ci siamo riusciti, ce l'abbiamo fatta. Forza. E finalmente Marco Clemente pagherà. E con lui pagherà anche Luigi Urraca. Pagheranno per il male che hanno fatto. Per il dolore che hanno inflitto a Gabriella. Finalmente pagheranno i veri colpevoli. Che stai cercando, Benavides? Niente. Ma è possibile che tu non ce l'abbia, maledizione? Ma insomma, com'è possibile? Senti, mi fai venire voglia di cominciare un nuovo processo, ma contro di te! E vorrei che tu potessi marcire in galera! Ma che ti prende, Benavides? Mi spieghi com'è possibile che tu non abbia l'inno? Capite che questo è un momento di gloria per gli uomini coraggiosi! Già. Questa qui è giustizia! Rivoluzione! È il momento della rottura delle catene! Insomma, Gabriella è la nostra bandiera! Va bene, d'accordo. Voglio farti contento. Vado un attimo in camera, prendo un po' di soldi e dico a uno dei ragazzi di fare un salto a comprarlo. Sì, sì. Va bene? Scusatemi, torno subito. Sì, fai in fretta. È incorreggibile. Fai in fretta. Benavides, mi sposo. Scusa, che stai dicendo? Mi sposo. Ah, sì? Certo. Bene, bene, allora vuol dire che ci sposiamo. Sì, vuol dire che ci sposiamo. Splendido, splendido, è un gran passo. Sai che ti dico? Ho come un presentimento. Il semaforo sta per cambiare. Mm-hmm. E darà in continuazione la luce verde. E devo dire che questa luce verde l'ha accesa lei, avvocato Ranchel. L'ho accesa sì, io? Sì, lei. E non le dispiaccia se le do del lei, per favore.
perché voglio dirle che lei è un avvocato che potrebbe essere di esempio per tutti gli altri, diversamente da chi le sta parlando, che si è laureato perché Dio è buono e generoso e perché in quel periodo ci fu un colpo di Stato. Già. Beh, insomma, dov'è andata Rossella? Credo che sia andata a fare spesa. Sì, è andata a comprare delle stoffe. Le ho raccomandato un negozio meraviglioso. Beh, immagino che per cena tornerà, no? Ma è naturale. E Diego, signora Lucia? Credevo che fosse con lei. No, l'ho lasciato a casa. Devo proprio parlare con lei, signor Clemente. Con permesso. Signor Clemente, ha sentito la notizia? Che notizia? Suo padre ha chiamato almeno 5 volte. Ah, che voleva? Bene, si reca forte, perché lei ha appena avuto una sorellina. La signora ha avuto una bambina. Marco. Ha gli occhi azzurri. Guarda, sono azzurri. Sì, ma questo non vuol dire niente. Poi cambiano. Come cambiano? Sì, all'inizio tutti i bambini li hanno azzurri, ma poi spesso cambiano colore. E pesa 4 kg. È incredibile. Appena nati non sembrano mai molto belli, ma lei è bellissima, è una bambina meravigliosa. Ah, amore mio, che parto. Non lo auguro neanche alla peggiore nemica. Non è vero. Lo auguro alla mia migliore amica. Sei felice, amore? Felice è poco. Diversa, un'altra. Mi sento benissimo. Ora lei è qui, accanto a me. È bellissima, è... Ed è la figlia di Renato Clemente, ricordo. Quando lo saprà Marco? Non lo sa ancora? No, non credo, non ci siamo ancora incontrati. Gli ho lasciato diversi messaggi in ufficio e perciò immagino che da un momento all'altro lui mi chiami o passi di qua. Hai detto che ti senti una persona diversa. Ed è vero, perché per noi comincia una vita nuova. È la stessa sensazione che provo anch'io. Prima di tutto dobbiamo cambiare casa, andare da un'altra parte. Non voglio assolutamente che mia figlia viva dove siamo ora, perché lei ha bisogno di aria, ha bisogno di spazio per correre, non è vero, amore mio, piccolo mio? Accidenti, io devo ancora chiamare Clotilde. E devo dirle, Clotilde... Voglio presentarti la figlia che ha avuto quel camionista rubacuori di Renato Clemente. Come sarebbe a dire camionista rubacuori? Beh, io ho fatto il camionista. Perché, scusa, non te l'avevo detto? Permetta che le dica allora, signora, che mi chiamavano il camionista rubacuori. Ah, sì? Proprio così. Ma adesso non sei più un camionista e il rubacuori non lo farai mai più perché hai già rubato il mio di cuore. Quello ti deve bastare. Sta tranquilla. Adesso c'è lei. Pubblicità. Riccardo. Ciao. Ciao. Aspetta. Dove vai? Che mi è appena venuto in mente che devo andare a controllare un paziente. Sono sicuro che quel paziente può aspettare ancora un istante. Giulia, che ci sta succedendo? Perché? Perché siamo sposati soltanto da un anno. E siamo più divisi adesso vivendo insieme di quando eravamo fidanzati. Cosa c'è? Guardami, Giulia. Io ti ho dato tutto. Ti ho offerto tutto. Che succede? Ti prego, perdonami, per favore. Ma parlami, spiegami, dimmi che cos'hai. Io credo che sia meglio che noi ci separiamo. Come? Sì. Che ci separiamo, Riccardo. Giulia. Vedi, Riccardo... Ma non significo proprio niente. Sai benissimo quello che significhi per me. Sì, un debito. Che importa il nome? Un debito, qualcosa di cui sono grata, quello che sono stata, che ho vissuto. Ho tante ragioni per volerti bene, Riccardo, tante. E sono tutte semplici, naturali, addirittura spontanee. Tu hai creduto in me. Mi hai aiutato. Hai reso possibile la guarigione di Andrea e poi sei sempre stato leale.
Hai saputo mantenere il segreto su mia sorella. Ti sei interessato alla mia famiglia. Tutto questo è vero. Tutto questo e altro ancora. Però... il fatto è che io... non provo niente per te. Ti rispetto tanto, sai? Desidero soltanto il tuo bene. Ma nello stesso tempo mi rendo conto che le cose fra noi due non funzionano e non posso non dirtelo. È lui, vero? No, no, non c'è nessuno, non c'è nessuno, te lo posso giurare. È che sono io. Sono io che non funziono, sono io che non riesco a... che mi sono innamorata di un'illusione. Di un uomo che ho costruito, che tutti abbiamo costruito. Pezzo per pezzo. Andrea fra poco sarà libero. Quello che verrà... o quello che sarebbe stato... Riccardo... No, 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 no. Non voglio la tua compassione. Sono passati parecchi anni quando entrai... nella stanza di tua sorella Gabriella. A casa vostra. E lì giaceva... praticamente... un cadavere. Un essere senza speranza. E poi sei entrata tu. E io ho visto il tuo dolore. E da quel giorno ho desiderato che quel dolore e quella tristezza scomparissero. Non sono mai stato un uomo interessante e neanche ho mai recitato la parte del seduttore. Non ci riesco. Io so fare soltanto questo. Il chirurgo. Salvare delle vite. Questo è tutto. Io so soltanto imparare. Sapere sempre di più sul sistema nervoso. Essere utile. Io lo so, non so essere divertente, non so dire cose carine. Ma credevo che davvero bastasse stare al tuo fianco e offrirti la sicurezza. Sono io, Riccardo, non tu. E adesso che cosa vuoi fare? Io devo... devo passare qualche giorno da mia madre. Voglio scoprire cosa voglio. Ecco, sì. Voglio scoprire cosa voglio. E ho bisogno di star sola. Ho bisogno di... di tornare nell'unico posto dove mi sento sicura. Vieni, amore, vieni. Quando ha chiamato mio padre? Circa 10 minuti fa. Mio padre ha avuto una figlia. Bene, mi fa piacere. E dov'è sua moglie? È ricoverata in clinica, in maternità. Bene, andremo subito lì a conoscere mia sorella. Tua cognata, che ha soltanto 2 ore più o meno. Ma prima devi vedere una cosa. Che cosa? È una sorpresa. Una sorpresa? Una sorpresa che ti sta aspettando per strada. Ho capito bene. Sì, per strada. Andiamo. Viene anche lei? Ma certo, vi accompagno volentieri. Non so che cosa devo fare con Maria Grazia. Non basta il dolore che ho per la morte di Emilio, ma ho la sensazione che senza di lui questa famiglia andrà a pezzi. Forse non ho autorità, o forse è perché non ne sono capace. No, mamma, non è così. Lei verrà, Maria Grazia verrà, te l'assicuro. In primo luogo perché ho fatto prendere un bello spavento a quell'irresponsabile. E in secondo luogo perché questa non è altro che una stupida avventura. Vorrei proprio vederla, mia sorella, costretta a vivere con il misero stipendio di un istruttore di nuoto. Vorrei proprio vederla. Comunque io resto qui. Sono disposto a rimanere fino a tardi.
e ti assicuro che Maria Grazia arriverà prima di stanotte. Che c'è, commissario? Ciao, Danilo, come stai? Entra, siediti. Come va? Bene. Senti, Danilo, volevo dirti una cosa. Devi sapere che delle male lingue, quelle si trovano dappertutto. Sì. Mi hanno detto che tu oggi hai ricevuto una visitina. Che Davide è venuto da te. Ah, sì. È passato a salutarmi. Che strano. Che fai adesso? Ti occupi di pubbliche relazioni per caso? No, il fatto è che Davide pensa di lasciare il suo appartamento, commissario. E io sono il primo candidato a sostituirlo. Danilo, lascia che ti dia un consiglio. Ma non ti arrabbiare, ok? Io ti apprezzo moltissimo. Tu sei qui da parecchio tempo e hai una scheda di servizio buonissima. Non metterti nei guai. Te lo sto dicendo per il tuo bene. Ci sono amicizie che possono segnare. Tu sai che Davide è molto confuso, che sta prendendo delle cantonate, sta facendo grossi sbagli. È davvero molto confuso. Sta attento con lui. Certo, se si tratta soltanto di un saluto, come stai, bevi un caffè, ok. Perfetto, non ho niente da dire. Però attento a quel tipo. D'accordo? Sì. Bene. E ora ti lascio a guardia della bottega. Vado a fare anch'io una visita. Vado a trovare qualcuno che non mi aspetta. Qualcuno che non si aspetta che il commissario Fergal vada a trovarlo. Ma questo qualcuno mi racconterà per filo e per segno la storia di Rossella Ferrer. Mi raccomando, tu non muoverti, eh? Ok? Che c'è in strada? Non chi c'è, ma cosa c'è in strada? Guarda lì. Capisco. È tua. Marco. Su, va a fare un giro. Naturalmente può venire anche il signor Ferrero. Lei è davvero incredibile. No, no. Semplicemente amo sua figlia. Quando lei e sua moglie, che riposi in pace, povera donna. Quando decideste di avere una figlia fu un momento memorabile, un momento straordinario. Fu una notte, una mattina, un pomeriggio fortunato, perché guardi che cosa ne è nato. E non è soltanto bella fuori, ma anche dentro. È il mio amore. E non mi vergogno ad ammetterlo. Grazie, io... Su, va a fare un giro con tuo padre. Coraggio. Vado a parlare con Lucia. Andiamo, papà. Sì, andiamo. Commissario Fergal. Come sta? Bene, grazie. Immagino che lei sia sorpresa di vedermi qui, signora... Eustari. Signora Eustari. Signora Eustari. Si accomodi, prego. Grazie, molto gentile. Però una casa splendida, congratulazioni. Grazie. Dunque, io credo che noi due abbiamo molte cose da dirci riguardo a una persona. Rossella Ferrer. Ma non deve preoccuparsi, perché la conversazione che ci sarà fra me e lei resterà strettamente confidenziale. Mi scusi, commissario, però la signorina Ferrer adesso è la moglie di Marco Clemente. Sì, 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 certo, questo lo so bene, ma è proprio a causa di questo matrimonio che sono qui. Mi perdoni, commissario, ma io non capisco il suo ragionamento. Deve rendersi conto che io non c'entro niente con quella donna. Forse sì, signora... Eustari. Eustari, Eustari. Forse lei c'entra molto con quella donna, anche se non lo sa.
Signor Clemente, sono venuta a parlarle di Diego. L'ascolto, signora, mi dica. Lui vuole che lei e la signora Rossella veniate a casa mia per parlare con lui. Certo, naturalmente, avrei potuto portarlo qui, però... Cosa le ha detto Diego, signora Lucia? Sta attraversando un momento difficile. Per il mio matrimonio? Sì. E lei non gli ha detto la verità, signora Lucia? A che si riferisce? A quello che è successo con Gabriella, alla sua tragica morte. No, è che io... E non crede che qualcuno dovrebbe dirglielo che sia arrivato il momento? O lei... o io? E vede, non credo che questo sia il momento, sa. E quando sarà il momento? Fra un po'. Quando sarà passato qualche anno, quando Diego... Signora Lucia, era sua figlia, no? Non capisco. La persona che lei ha seppellito. Sì. Era lei. Verrò questa sera. E Rossella verrà con me. Andrà tutto bene, vedrai. Te l'assicuro. È come se la casa si fosse svuotata. È come se ci fosse dappertutto una gran confusione. Io e vostro padre abbiamo fatto male a mandarvi a studiare per tanti anni fuori. È come se il rapporto che c'era fra noi fosse andato perduto. No. Si sistemerà tutto, mamma. D'ora in avanti dobbiamo pensare soltanto al futuro. Il tempo passerà e tutto verrà dimenticato. Davvero, mamma. Eleonora è cambiata. Non è più la stessa donna che tu hai conosciuto. E non è neanche la stessa che ha vissuto un incubo con Marco. No, non ha vissuto un incubo con lui. Non è certo un incubo avere vestiti firmati, aerei privati e profumi che costano $5,000. Alessandro, tu sei innamorato di lei. Le vuoi bene, questo ti rende cieco. Lo capisci o no, figlio mio? Eccomi qua. Maria Grazia. Maria Grazia. Quindi possiamo archiviare il nostro piccolo incidente? No, io non voglio archiviarlo. Sono venuta con Nicola. Commissario, spero che lei mi capisca. Questa è casa mia e mi dà veramente molto fastidio parlare di quella persona. Sì, io la capisco, signora, però... La prego di cercare di capire anche me. Sto venendo a capo di un'indagine difficile, capisce? Vorrei almeno che mi dicesse quando ha fatto la sua conoscenza. O, per esempio, come si vestiva, come si comportava. Ha mai notato qualcosa di strano in lei? Lei è strana. È un po' troppo perfetta, commissario. È sempre troppo ricercata, sempre troppo truccata. È come se non respirassi, mi spiego? È come se fare un passo sbagliato le rovinasse irrimediabilmente la pettinatura o magari il trucco. Lei mi capisce, no? Sì, sì. Venne a lavorare a casa sua un anno fa, più o meno. Beh, quando lei cominciò a lavorare, venne per sostituire una segretaria del mio ex marito. Più tardi, quando Diego venne a stare a casa, sto parlando del figlio di Marco, sì. Lei già lavorava alla Fondazione Clemente, cioè dentro casa. Sì, e mi dica una cosa, a proposito del bambino. Come lo trattava, secondo lei? Benissimo. In che altro modo doveva trattarlo, commissario? Non era il figlio di Marco Clemente? Non era il figlio della lotteria che voleva vincere? E lui? Come trattava? Perché non mi chiede addirittura come lo tratta adesso? Mi scusi, signora Eustachio. Scusi lei, capisco che sta svolgendo soltanto delle indagini. Ma che cosa c'entra Rossella Ferreri in tutto questo? Me lo dica. Che cosa può aver fatto lei che abbia bisogno di indagini? Certo, a parte il suo modo sleale di dare la caccia a Marco Clemente e ai panfili e agli aerei coi sedili di pelle. Per queste cose sono necessarie indagini accurate, commissario. E
Per caso, lei ha mai visto questa donna cambiarsi? O meglio, mi scusi, ha mai parlato con lei dei suoi vestiti o... Beh, mi scusi, quanto ai vestiti, credo che se li cucisse di notte, perché non guadagnava tanto da potersi permettere un simile guardaroba. Aspetti, mi sta venendo in mente un particolare. Sì, sì, certo, me lo ricordo bene. Lei si consigliava con uno stilista, con Giorgio. Andava di tanto in tanto da lui per tingersi i capelli o magari per qualche ritocco, ha presente? Lo sa che cosa significa? Mi scusi, commissario. Vuole spiegarsi meglio? Quando Rossella Ferrer cominciò a lavorare nell'impresa Clemente, non aveva alcun documento. Sì. Tra l'altro, ricordo che lei stesso venne a casa a chiedergli. Esatto. Perché lei non poteva averne, molto semplicemente. E non li aveva, perché i suoi documenti erano rimasti in carcere. E sono ancora in carcere, i suoi veri documenti. Perché scappò dal carcere senza prenderli. Perché la sedicente Rossella Ferrer è Gabriella Suarez. Allora, ti piace? Sì, è fantastica. Da domani avrai anche un autista. Anche l'autista? Ma certo. Marco, noi due dobbiamo parlare. E per tutta la vita, spero. No, 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 immediatamente. Adesso noi due andiamo a casa della signora Lucia. Adesso andiamo a trovare nostro figlio. Innamorato.